Buongiorno a tutti, sono Leonora del Circolo LAV di Livorno e oggi leggerò qualche esercizio di matematica per grandi e per piccoli dalla Matematica della Buonanotte di Laura Overdeck. Spaghetti appiccicosi. Quando cuoci la pasta e l'acqua comincia a bollire, a fare la schiuma e a far sollevare il coperchio della pentola, ci sono alcuni modi per capire se la pasta è cotta al punto giusto. Puoi puntare il timer come fa la maggior parte delle persone e sperare che il tempo di cottura dei maccheroni o dei fusilli sia proprio quello indicato sulla scatola. Ma c'è anche un metodo infallibile per controllare la cottura degli spaghetti: lanciarne alcuni contro il muro. Se si appiccicano, significa che sono pronti, però prendi bene la mira, mi raccomando. Ed ecco le domande. Per i principianti, se lanci 9 spaghetti contro il muro, ma solo 2 si appiccicano alla parete, quanti ne finiscono sul pavimento? Apprendista, se prendi 18 spaghetti dalla pentola e ne butti 10 al cane, quanti ne rimangono da lanciare contro il muro? Provetto. Se sulla scatola degli spaghetti c'è scritto che devono cuocere 8 minuti, ma poi non si appiccicano al muro e devi cuocerli ancora per un quarto del tempo di cottura, per quanti minuti in totale dovrai cuocerli?